Siamo in piazza per chiedere degli interventi immediati per fermare questa strage a cui assistiamo ogni giorno e ogni anno in Italia di lavoratrici e lavoratori che si alzano per andare a lavorare e non tornano a casa. Degli strumenti per mettere mano a questa situazione ci sono, noi chiediamo che vengano adottati, servono rinforzi per gli ispettori del lavoro, per i servizi di prevenzione, serve intervenire e modificare la regolamentazione degli appalti, perché quello che sta succedendo è che quando vengono dati degli appalti non c'è la possibilità di controllare chi lavora, che contratti applica, che garanzie offre. Il lavoro è sempre più povero, sempre più precario e le persone, non è più accettabile nel 2024 che ci siano così tanti morti che sono equivalenti a quelli che c'erano 100 anni fa. Non si può la mattina andare a lavorare e non tornare a casa. Questo è dovuto perché non sono stati messi in campo una serie di azioni volte proprio a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Zero morti sul lavoro è proprio la campagna che a livello nazionale la UIL sta portando avanti da molto tempo. Per farlo sono state messe insieme una serie di piattaforme che come sindacati abbiamo realizzato perché il governo metta assolutamente in piedi alcuni interventi che sono stati disattesi fino a questo momento e soprattutto sulla possibilità di aumentare quelle che sono le risorse che consentirebbero maggiori controlli sui cantieri. Anche la nuova normativa sui codici degli appalti, gli appalti a ribasso, significa poca garanzia, significa poca sicurezza, ma fino adesso abbiamo solamente sprecato parole, è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. Non ci sentiamo sicuri e soprattutto notiamo sempre di più una decrescita rispetto a quello che sono, diciamo, l'attenzione da parte dei datori di lavoro. In generale, come delegato, come operaio, sento sempre di più parlare di persone che anche rischiano di farsi male e le aziende tendono ad ignorare questo genere di problematica. Sono qui per dimostrare il mio dissenso e la mia indignazione da parte mia e di tutti i miei colleghi rispetto a queste morti che si verificano ogni giorno in Italia. Siamo sulla media di 3 morti al giorno e non è possibile che in Italia nel 2024 si verifichi ancora questo. Bisogna pensare solo a una cosa, che al di là delle morti, questo è un problema grosso anche per l'economia. Pensare che un'azienda adesso bisogna che si fermi, ci siano delle indagini, problemi legati alle famiglie, alla scuola, a tutto quello che raccoglie dietro un avvenimento e una tragedia del genere.